Sanremo. Torna a Sanremo non sul palco dell'Ariston, sul Suzuki Stage. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi, quindi gli studi di Radio Bruno, Annalisa. Ciao. Ciao, un piacere mio. Com'è tornare in una veste nuova? Perché poi tu ormai sei una veterana del Festival di Sanremo. In questo caso vai come ospite, che emozioni provi? Ma sono molto contenta, sono molto emozionata e onorata di essere qui come ospite, chiaramente. E io quando sento la parola veterana associata al Festival di Sanremo mi fa sempre strano, perché secondo me è impossibile riuscire ad abituarsi. Poi è vero che la gara è una cosa ed è molto molto piena di pressione, insomma, certo. Ospite, vediamo, te lo saprò dire, è completamente un'esperienza nuova. Infatti, però deve essere uguale un po' a tutte le altre volte in cui ti esibisci e mostri la tua musica, perché nessuno ti sta valutando, tipo, oddio, arriverò però prima. Però sai che a casa c'è tanta gente. La differenza è che se fai una piccola riflessione su questo, dici, vabbè, non pensiamoci, dai, sì, concentriamoci su quelli presenti. Sì, Amadeus l'ha ripetuto qualche volta, 62% di share, insomma, qualcuno lo guarderà, ma non ti preoccupare, non tanti, ecco. Senti, e poi vogliamo sapere qualcosa dei tuoi progetti, perché quest'anno io devo dire complimenti intanto anche per il tuo ultimo pezzo, bellissima, perché l'abbiamo passato tantissimo in radio. Grazie mille. E quindi stai facendo veramente una carriera stupenda, però dall'altra parte anche queste belle canzoni che funzionano, ma siamo anche affezionati alla tua parte più dance estiva, quindi vogliamo sapere se sfornerai qualcosa, qualche tormentone anche quest'estate. Ma sai, allora, io ho lavorato in questi mesi parecchio, e chiaramente oltre a Bellissima ci sono altre canzoni in cantiere, ho in progetto un album, quindi pezzi ce ne sono. Poi chiaramente dirti sì, assolutamente ho la canzone per l'estate non lo faccio, perché sono scaramantica e comunque bisogna vedere, però di lavoro ne ho fatto tanto e devo dirti che sono molto molto contenta e non vedo l'ora di far sentire anche altre canzoni, sicuramente. Ma ti piace questa cosa o in parte ti spaventa di avere questi pezzi che sono diventati dei tormentoni incredibili durante l'estate? Io sempre tipo in l'ansia l'anno dopo di dover fare meglio, come la vivi? Sono curiosa. Allora, io ti dico la verità, è vero che questa cosa comunque inizialmente può spaventare, però alla fine l'estate secondo me negli ultimi anni è diventata veramente un momento molto bello per condividere canzoni, no? Poi ne escono tantissime, proprio perché comunque hai anche modo di andare in giro per l'Italia, ci sono tante occasioni, live, tour, i vostri tour radio, eccetera, per raggiungere le persone. E vissuta così, secondo me è anche normale, no? Che si cerchi di venire fuori d'estate con un pezzo e appunto di mettere un po' la firma su quell'estate, no? Per come è successo a me mille volte con le canzoni degli altri, il pensiero comunque di regalare la canzone dell'estate a qualcuno mi piace moltissimo, è proprio un concetto che amo molto. Detto questo, diciamo che mi è andata bene negli ultimi tempi, non è che sono proprio una veterana dell'estate, però insomma non mi lamento, e fare comunque canzoni di successo, hit in questo caso, non mi spaventa per niente, anzi. Bene. È una cosa che spero di fare anche altre volte, spero di poter andare avanti così e di tirar fuori canzoni che comunque non sono più solo mie, ma diventano di tante persone. Guarda, neanche a noi spaventa, quindi non vediamo l'ora che arrivi qualcosa per poterci divertire, uscire a ballare sotto col tuo sottofondo musicale. Però non solo d'estate, perché a quanto pare ti esibirai anche d'inverno, parliamo del 4 di novembre. Esatto, 4 di novembre, vi invito tutti, siete tutti invitati, io non vedo l'ora, c'è appunto il mio primo forum a Milano. Sono felicissima e non vedo l'ora appunto di mettermi lì e pensare a ogni dettaglio. Chiaramente adesso è presto, l'ho appena annunciato, e tra l'altro il fatto che io sia qua a Sanremo ospite e poter annunciare io fisicamente questo evento, wow, da un palco live, è qualcosa di molto forte, di molto significativo, no? Quindi sono molto contenta, non vedo l'ora di appunto essere nel periodo giusto per iniziare veramente a curare ogni microscopica cosa.
casa, perché io sono così e mi piace moltissimo andare a vedere. Sei precisa, tu, sì, no, io sui concerti, sui momenti, sugli arrangiamenti, sui momenti di vuoto, sulle scalette, su quello che si vede dietro, così come nei dischi, nella canzone, tutto, io rompo le balle su tutto. Mi odiano, ma mi vogliono anche bene quelli che lavorano con me. Senti, se questo è il risultato, continua così, perché insomma, si vede che funziona. Sì, il tuo metodo continuo di lavoro. Così. No, è fondamentale metterci sempre il più possibile della propria energia, della propria cifra, perché se ti affidi sempre solo agli altri, è troppo difficile. Devi costruire da solo la tua capacità di essere indipendente. È vero, hai tanta ragione. E che ruolo hanno avuto i social in questa tua ascesa? Perché la tua è stata veramente un'ascesa lenta e giusta, nel senso, non hai avuto quel boom che può destabilizzare, ma sei stata brava nel tempo a costruire tassello dopo tassello. Però tu sei molto presente anche sui social, sei stata brava a reinventarti in ogni piattaforma, perché anche su TikTok tu, cioè, vai fortissimo. Allora, sì, io sono felicissima che tu me lo dica, anche perché comunque i miei social sono veramente molto rappresentativi di come sono, no? Parliamo di Instagram così come di Twitter, Facebook. Io non sono una che deve per forza esserci sempre, perché in realtà mi mette a disagio e assolutamente mi va benissimo che ci sia qualcuno così, ecco, non è. Però la mia sensibilità è esserci quando c'ho qualcosa da dirti, perché se no in realtà mi sento anche un po' fuori posto, no? E quindi voglio, visto che io sono così, che i miei social siano onesti. E quindi mi comporto così anche su TikTok, nel senso, mi diverto e faccio cose che comunque mi divertono e mi fanno sentire comunque a mio agio. Non, diciamo, non mi lascio prendere proprio da tutti i trend. Poi sono stata molto felice in realtà di essere al centro di un trend. L'ultimo. Sono veramente felicissima, perché comunque vuol dire che questa canzone aveva delle caratteristiche, secondo me, perfette, adatte, no? Per diventare virale. Un trend, per diventare virale, per mille ragioni. E felicissima di aver potuto, come dire, condividere cavalcale il balletto che è diventato famoso. Bello. Su TikTok, e che mi fa molto divertire, che ho anche un po' imparato, non bene, ma insomma. È vero, perché poi su TikTok sono più bravi gli utenti ormai di quelli che lanciano il trend. No, sono dei professionisti, cioè, sì, te lo fanno credere che sono lì a casa. No, per niente. È stato un piacere averti qua, sempre gentilissima, umilissima. Stasera spacca tutto, quindi sarai sul Suzuki Stage e al Festival di Sanremo. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, facciamo il possibile, ci vediamo stasera e ci vediamo al forum. Sei invitata, mi raccomando. 4 di novembre, grazie. A te. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.